Buonasera a tutti, spero si senta, grazie a tutti per essere intervenuti e grazie naturalmente al dottor Luca Desiata, amministratore di Sogin, che ascolterete tra poco. Questa è, come sapete, una iniziativa promossa dall'Associazione Normalisti insieme alle associazioni allievi e ex allievi della Scuola Sant'Anna. Ci tengo a sottolinearlo, è almeno in tempi recenti di cui si abbia memoria, la prima iniziativa che organizziamo insieme, e del resto il percorso di Luca andava direttamente in questa direzione, perché ha accettato subito con entusiasmo di venire a parlare in normale di due temi almeno apparentemente molto, molto diversi, e lo ha fatto da ex allievo della Scuola Sant'Anna, quindi il minimo che potessimo fare per dovere di ospitalità, e raccogliendo, devo dire, una entusiastica adesione delle associazioni della Scuola Sant'Anna, era metterci insieme per organizzare questo evento. Dicevo, due temi molto diversi, perché Luca ha impostato questa sua giornata in un modo originale, in parte eclettico, come in fondo è un po' nello spirito delle nostre istituzioni culturali, perché ha svolto stamattina una conferenza sul latino nell'era di internet, quello che non ti aspetti normalmente, ecco, come primo tema da un amministratore delegato di una società che si occupa di decommissioning nucleare, e invece in modo, diciamo, più prevedibile ma non meno interessante, oggi pomeriggio ci parlerà del nucleare nell'era di internet. Naturalmente non vi sfugge che il tema della comunicazione, della spiegazione su entrambi i temi è, diciamo, il minimo comune denominatore di questi due eventi. Per noi è importante come associazione proseguire con l'iniziativa di oggi in un cammino che abbiamo intrapreso circa un annetto fa e che ha visto in questa, insomma, splendida sala azzurra succedersi una serie di ospiti di rilievo, da Giuliano Amato a Sabino Cassese a Raffaele Cantone, per creare delle occasioni di confronto tra la comunità dei nostri allievi ed ex allievi, compresi i molti, la grandissima maggioranza, che non stando a Pisa seguono queste iniziative in streaming, sia questa di stamattina sia questa di oggi pomeriggio, in diretta e poi sul sito e sul canale YouTube della scuola, dove è già disponibile l'incontro della mattina e dove appena terminerà poi rimarrà anche questo di oggi pomeriggio. Sono occasioni che abbiamo visto dalle domande in loco e dai contatti poi sul sito e sul canale YouTube, riscuotono tutti grande interesse e stanno, credo, dando un piccolo contributo della nostra associazione, in questo caso di quelle del Sant'Anna, a animare il dibattito, la riflessione all'interno della scuola, anche su temi che hanno molti punti di contatto con quello che si studia e si fa in queste istituzioni accademiche, ma che cercano di allargare un po' lo sguardo al di là dell'ambito dell'attività scientifica, insomma, quotidiana. Quindi davvero grazie intanto a voi per essere venuti e grazie a Luca per la sua disponibilità e per aver dedicato in fondo, insomma, alla scuola praticamente l'intera giornata, e gli cedo subito la parola. Grazie. Grazie Roberto, e estendo il ringraziamento anche alle associazioni, quindi l'Associazione degli ex allievi della Scuola Normale e l'Associazione degli ex allievi della Scuola Sant'Anna, per aver organizzato questo evento congiunto. Rispetto ai tempi in cui ho studiato io, quando questa collaborazione era meno evidente. Quindi ringraziamenti anche ai colleghi, miei ex professori di ingegneria che sono qui, con i quali poi organizzeremo delle riunioni ovviamente più tecniche nei prossimi mesi.
Quindi lo ricordo, io sono un ex allievo del Sant'Anna, laureato in ingegneria meccanica. Però ecco, volevo raccontare anche la mia storia personale, forse per dare un messaggio ai giovani ingegneri che oggi devono fare delle scelte su quale indirizzo prendere. Io mi sono iscritto nel 1990 a ingegneria nucleare. Quando i miei genitori l'hanno saputo, ho ricevuto pressioni familiari per cambiare indirizzo. Questo perché erano i primi anni dopo il referendum nucleare, dopo Chernobyl, e quindi i miei genitori mi dicevano: tu sei andato all'università per studiare, per trovare un lavoro, cosa fai? Vai a ingegneria nucleare. Quindi questo immagino sia un discorso che faranno molti genitori anche oggi. Poi cosa è successo? Sono finito a lavorare nel nucleare, prima in Enel, poi come Enel in EDF in Francia, e adesso sono ritornato in Italia sul decommissioning nucleare come amministratore delegato in Sogin. Quindi un messaggio che volevo dare anche ai giovani studenti è che quando uno sceglie ingegneria, non dico che il lavoro è garantito, ma ingegneria all'80% vi dà uno sbocco nel mondo del lavoro. Che poi questa sia ingegneria nucleare o ingegneria meccanica, vi dico da amministratore delegato, la differenza è veramente minima. Quindi se qualcuno veramente ha la passione del nucleare, perché come io ai tempi ero rimasto affascinato dall'ingegneria nucleare, dalla storia e dalla tradizione di Pisa, ecco, oggi è un piccolo rimpianto che è ancora più forte proprio perché sono finito come carriera a lavorare negli ultimi 10 anni nel nucleare. Quindi ecco, una volta fatta la scelta di ingegneria, nucleare o meccanica, la differenza è davvero, davvero minima. Però oggi siamo a parlare di nucleare non nella facoltà di ingegneria, ma alla scuola normale superiore. Perché? Perché parte del fascino che l'ingegneria nucleare ha esercitato su di me, giovane studente che venivo dal paesino di campagna del Molise, era ovviamente dovuta alla storia italiana nel settore nucleare. Quindi noi provocatoriamente abbiamo voluto chiamare questa presentazione il nucleare nell'era di internet, e un po' a contrasto abbiamo messo una foto degli anni fine anni 50. Voi vedete, era uno dei generatori di vapore della centrale nucleare di Latina, che sembra quasi trasportato da un carretto a cavallo. Invece è soltanto un effetto ottico, perché è un carretto trainato da un cavallo, ma dietro c'è una motrice che trasporta questi generatori di vapore di 600 tonnellate. Quindi un po' il titolo, una provocazione a contrasto con questa immagine dell'eccellenza tecnologica italiana degli anni 60. Ma un po' di storia, quindi ripeto, il fascino per me per aver scelto ingegneria nucleare era dovuto a questi scienziati. I ragazzi di Via Panisperna che nel 1934, mentre studiavano la radioattività indotta artificialmente, realizzano la prima fissione nucleare. Insomma, una storia nota a tutti. L'innovazione che avevano introdotto era il rallentamento del flusso neutronico con uno spessore di paraffina, e quindi ecco che hanno scoperto che i neutroni lenti avevano più probabilità di realizzare questa fissione. Ovviamente l'uomo attore principale di questo successo italiano, Enrico Fermi, insignito del Nobel nel 1938 proprio per i suoi studi sulla radioattività artificiale, parte subito dopo direttamente dal Nobel per gli Stati Uniti a seguito delle vicende note delle leggi razziali in Italia. All'inizio però la radioattività era un animale strano, quindi non si capiva bene cosa fosse. C'era da una parte tanto entusiasmo, da una parte tanta ideologia contro le bombe atomiche, ma c'erano anche delle curiosità che forse non tutti ricordano, ed erano queste saponetta radioattiva, il Lucida Labbra, il rossetto al torio radio, la crema solare, anche questa radioattiva, fino ad arrivare la cioccolata al radio, proprio perché si riteneva che la radioattiva fosse un energetico per far crescere più sani e robusti i giovani. Forse i colleghi che adesso vedo solo ora del nucleare di Enel si ricordano che queste le avevamo recuperate ai tempi del nucleare di Enel. A destra vedete
queste operaie che creavano le sveglie popolari all'epoca, che avevano le lancette radioattive visibili di notte. Queste erano lancette radioattive che le operaie leccavano il pennino, e quindi è stata una delle prime class action negli Stati Uniti contro poi il datore di lavoro, proprio perché molte si sono ammalate. Quindi era un mondo in cui la radioattività entrava prepotentemente sulla scena mondiale, a livello militare, a livello civile, ma anche a livello della vita di tutti i giorni. Però ecco, la mia presentazione da ingegnere ovviamente è su quella che era non solo il genio italiano agli albori del nucleare, ma anche quella che era l'eccellenza tecnologica italiana ai primi anni 60, proprio perché parte l'avventura del nucleare civile nel 1953 con il programma di Eisenhower Atoms for Peace. I sovietici partono con la prima centrale elettronucleare, seguiti subito dopo da Stati Uniti e inglesi. Qual è il ruolo dell'Italia? L'Italia è tra i pionieri, e infatti nel 1963 viene collegata in rete la prima centrale nucleare italiana, che è quella di Latina. Ai tempi era la prima centrale nucleare dell'Europa continentale e la più grande d'Europa. Quindi una sfida tecnologica che prosegue, perché negli anni successivi vengono realizzate le altre due centrali, quelle di Trino e di Garigliano, fino a portare l'Italia nel 1966 come terzo produttore di energia elettrica da fonte nucleare nel mondo, dopo Stati Uniti ed Inghilterra. Quindi un primato tecnologico, anche perché per chi studia ingegneria nucleare, la costruzione di una centrale nucleare è una delle sfide tecnologiche più complesse di tutta la tecnologia dell'ultimo secolo. Quindi le nuove centrali rappresentano il futuro, ma noi come Sogin, che ormai ci occupiamo dello smantellamento delle centrali nucleari, sentiamo anche di avere il dovere di preservare quello che era, da una parte, il genio italiano Enrico Fermi, la scuola normale, dall'altra parte l'eccellenza tecnologica italiana negli anni 60, e quindi stiamo cercando di raccogliere e valorizzare anche con l'Istituto Luce quelli che erano. Faccio vedere solo un estratto di questi video che sembrano dei film dell'epoca. Nella piana di Foce Verde, nei pressi di Latina, dove pascolavano gli armenti e dove ancora qualche rudere di antica fortezza ricorda tempi di lotte sanguinose, in una chiara mattina di novembre del 1958 fu posta la prima pietra di quella che sarebbe diventata la centrale nucleo termoelettrica di Latina, il primo complesso del genere in Italia e nell'Europa continentale. Siamo nell'estate del 1962. La centrale ha il suo aspetto quasi definitivo. Il cinema ci offre questo privilegio. Le ultime immagini della sfera. Tra poco, dalla sala di controllo, si ordinerà il fuori tutti. Un ordine che chiude per sempre agli sguardi profani il miracolo della trasformazione della materia in energia. Ecco, questa era la centrale di Latina, vi faccio vedere ancora anche. Alla fine del 1959, dopo un accurato esame svolto da qualificati esperti nucleari, la SEN iniziava la costruzione di un impianto da 150.000 kW, munito di un reattore ad acqua bollente dello stesso tipo di quello installato dalla International General Electric a Dresden, negli Stati Uniti. Ma in quale punto del sud Italia far sorgere l'impianto? Estese ricerche vengono condotte utilizzando i più perfezionati mezzi di indagine. Finalmente, risalendo il corso del Garigliano, l'attenzione della SEN si ferma su un'ansa del fiume a circa 7 km dalla foce.
Questo luogo infatti soddisfa pienamente i criteri di opportuna ubicazione di un impianto elettronucleare, legati a condizioni geologiche, meteorologiche, idrologiche e sismiche della zona interessata, nonché alla possibilità di rifornire di energia due grossi centri di consumo, quali quelli di Roma e Napoli. Il progetto è stato realizzato. Tutte le opere sono completate e per la centrale è arrivato il giorno delle prove finali che collaudiranno i risultati di un lungo lavoro teso a realizzare questa essenziale esperienza su base industriale, la prima in Europa nel campo della produzione di energia elettrica di origine nucleare generata attraverso un reattore ad acqua bollente. Nel 1964 la centrale elettronucleare del Garigliano inizia la sua produzione. L'uomo controlla l'enorme energia che si sprigiona dall'atomo, la trasforma in energia elettrica, insostituibile, preziosa compagna della sua vita di tutti i giorni. Ecco, quindi questo per farvi vedere quello che era il livello raggiunto dalla tecnologia italiana prima anche nell'installazione di una nuova tecnologia, quella bollente, di reattori nucleari. Tra l'altro segnalo, vi ho fatto vedere qui due delle nostre centrali che stiamo smantellando il weekend del 5-6-7 maggio. Per chi volesse, abbiamo il programma di centrali aperte, quindi è possibile iscriversi per visitare sia la zona controllata sia la zona convenzionale. Quindi per tutte e quattro le centrali, Trino, quelle del nord, Trino Caorso, quelle del sud, Latina e Garigliano. Quindi ecco, come dicevo, l'Italia all'avanguardia su tutte e tre le tecnologie utilizzate poi successivamente per la costruzione di reattori nucleari, quindi i pressurizzati, i bollenti e la tecnologia Magnox gas grafite, che poi è andata un po' scemando nell'interesse degli ingegneri proprio una serie di problematiche a livello tecnico. Però come vedete insomma l'Italia era presente in tutte e tre le filiere tecnologiche nell'ambito del settore nucleare, quindi Trino con il PWR, Garigliano BWR il bollente e la centrale di Latina con tecnologia Magnox. Quindi grandi progetti per il nucleare, dopo questo inizio comunque come terza potenza mondiale nel settore della produzione di energia elettrica nazionale. Dopo la crisi petrolifera del 73 abbiamo recuperato quelli che erano i dati contenuti nel piano energetico nazionale del 1975 e voi vedete previsione minima e massima di installare 40 gigawatt, tra 40 e i 60.000 megawatt di energia di centrale nucleare. Questo era lo stesso piano che avevano i francesi in quegli anni. I francesi poi hanno deciso, sono andati avanti, oggi si ritrovano il parco nazionale con la maggior percentuale di energia elettrica derivante dal parco nucleare. L'Italia poi ha fatto altre scelte, come vedete poi i piani energetici nazionali successivi sono stati notevolmente ridimensionati fino ad arrivare ovviamente ai primi incidenti nucleari. Quindi questa tecnologia nuova che era stata progettata per un incidente ogni 10.000 anni di funzionamento, cominciano a vedersi i primi limiti a livello di tecnologia. Quindi l'incidente del 79 Three Mile Island negli Stati Uniti, quello ancora più grave del 1986 a Chernobyl, seguito nell'87 dal referendum dove vincono il no all'energia nucleare. Quindi l'Italia si prepara ad uscire definitivamente da questo settore industriale, dopo averlo avviato a livello di ricerca teorica, dopo averlo sviluppato a livello di tecnologia, quindi è la prima anche ad uscire dal settore. Quindi cosa succede a livello mondiale nel settore nucleare? Come vedete, dopo i primi incidenti, Three Mile Island, qui vedete il grafico delle nuove costruzioni di centrali nucleari. Dopo Three Mile Island c'è un primo rallentamento, dopo Chernobyl c'è il rallentamento definitivo che porta ai primi anni 90, al 95, il blocco completo di nuove costruzioni nel settore nucleare.
Si ricomincia poi a parlare verso gli inizi del nuovo millennio di rinascimento nucleare. Quindi i francesi, i giapponesi, gli americani si riattrezzano, i coreani si riattrezzano per ripartire con la costruzione di centrali nucleari dopo quasi 25 anni di totale assenza di nuove costruzioni. Questo perché qual è stato l'elemento scatenante di questo rinascimento nucleare? Le centrali nucleari erano costruite per una vita di 40 anni, oggi si parla di estensione di vita 50-60 anni. Quindi negli anni scorsi, come vedremo nelle slide successive, arrivano a fine vita tutti gli impianti costruiti negli anni 50 e 60. Quindi era necessario prepararsi a dover rinnovare il parco nucleare mondiale. Quindi riparte, come vedete, la curva delle costruzioni di nuove centrali finché Fukushima dà l'ultimo colpo al settore nucleare mondiale. Quindi vengono chiuse temporaneamente tutte le centrali in Giappone, la Germania decide di chiudere immediatamente 8 centrali nucleari, ci sono piani di uscita un po' in tutti i paesi. In Italia si tiene il secondo referendum contro il nucleare, dove il 95% dei votanti si esprimono per il no. E quindi questo rappresenta la chiusura definitiva dell'Italia nel settore nucleare. Ora vi segnalo che entrambi i referendum nucleari in Italia erano stati sfortunatamente, diciamo, chiamati prima dell'incidente nucleare, quindi l'incidente si è verificato nel corso del referendum. Adesso mi posso permettere una battuta: nel settore nucleare internazionale quello che si dice quando l'Italia convoca, chiama un referendum contro il nucleare, attenzione, attenzione, spengono le centrali finché non si fa il referendum. Questa è un po' la battuta, ma ecco, per sdrammatizzare, però ovviamente si tratta di eventi che hanno avuto degli impatti notevoli su tutta l'industria. Quindi il nucleare italiano, come sappiamo noi, ex Enel, prova a ripartire nel 2010, Enel aveva ricostituito le competenze nucleari, 200 ingegneri nucleari che lavoravano su progetti in Francia, Spagna e Slovacchia, più un nucleo in Italia, però ovviamente con il secondo referendum Enel decide di bloccare questo progetto. Io finisco in Francia e Belgio sul convenzionale, centrali a gas, molti miei colleghi sono sulle rinnovabili e in ricerca, quindi siamo stati temporaneamente, dopo il referendum, ricollocati in altri settori energetici. Nel frattempo però cosa succede? L'Italia, ormai avendo preso una decisione di uscita dal nucleare, dopo essere stata una delle prime a entrare in questo settore, è la prima a uscire come paese del G7 completamente da questa fonte di energia. Quindi nel 99 si avvia lo spin-off di Sogin da Enel e viene creata questa nuova società responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani, non solo degli impianti nucleari, delle centrali, ma anche degli impianti che si occupavano del ciclo del combustibile, che sono, vi assicuro, molto più complessi da smantellare rispetto a una centrale. Allora, io oggi da ingegnere meccanico seminucleare è chiaro che è difficile presentare il decommissioning nucleare come una sfida eroica, come lo era la costruzione di una centrale nucleare negli anni 50-60. Però sicuramente posso dire che anche il decommissioning nucleare, a differenza, mentre ecco, la costruzione di una centrale è una sfida complessa dal punto di vista tecnologico, lo smantellamento di una centrale è una sfida ingegneristica complessa dal punto di vista di processo, perché la costruzione di una centrale nucleare è, insomma, noi abbiamo lavorato con i colleghi su l'EPR di Flamanville, era un mostro enorme da costruire, quasi impossibile oggi da controllare in tutte le sue parti. È chiaro, il decommissioning, lo smantellamento, si tratta di buttare giù, però la complessità dov'è? È nella presenza di radioattività che complica il processo, quindi richiede molta attenzione a livello di project management. Quindi la sfida ingegneristica si sposta dalla tecnologia al processo, e quindi anche come processo il nostro settore industriale offre delle sfide sicuramente interessanti. Quindi di cosa ci occupiamo noi? Ovviamente vi facciamo vedere, abbiamo, come detto, 8 siti,
quattro centrali, quelle di Trino, Caorso, Latina e Garigliano, e quattro impianti che si occupavano di esperimenti e di ciclo di combustibile, quindi ITREC a Rotondella in Basilicata, Casaccia a nord di Roma e poi Saluggia e Bosco Marengo nel nord Italia. Quindi ci occupiamo dello smantellamento di questi otto siti. E quindi vi dico, si tratta il primo caso a livello internazionale di uscita completa di una nazione dal settore nucleare, quindi non solo la produzione di energia, ma anche tutto il ciclo del combustibile, quindi la catena del valore legata a questo settore industriale. Come competenze, ecco, siamo stati i primi a entrare in questo settore, queste competenze sono ovviamente spendibili anche all'estero. Quindi qui vedete tutta una serie di progetti che stiamo portando avanti in Russia, in particolare in Slovacchia, dove abbiamo un'unità di project management sullo smantellamento di un reattore a Bohunice. Abbiamo vari progetti e varie collaborazioni in tutti i paesi europei. Siamo quindi una piccola, diciamo, multinazionale, molto forte in Italia, ma con progetti diversificati in tutto il mondo. Solo per ricordare, uno degli ultimi progetti, abbiamo ospitato dei colleghi nucleari da Taiwan, che sono venuti a Roma per una formazione e a Caorso per vedere come stiamo smantellando la centrale, perché loro si apprestano a smantellare una centrale di tecnologia simile a quella che noi abbiamo a Caorso. Quindi l'Italia, ecco, con la precisazione che si tratta di una sfida ingegneristica, non tecnologica, ma di processo, ha la possibilità di entrare in un settore internazionale in sviluppo. Quindi abbiamo visto cos'è il decommissioning, quali sono le fasi principali sulle quali noi stiamo ricostruendo una serie di competenze a livello nazionale. Quindi allontanamento del combustibile nucleare, la prima fase quando si deve spegnere una centrale, decontaminare strutture e installazioni utilizzate durante l'esercizio dell'impianto, che sia un pressurizzato o un bollente, smantellare le singole strutture, ovviamente una volta che non c'è più radioattività diventano degli smantellamenti convenzionali, gestire materiali e rifiuti derivanti dall'esercizio, ovviamente stoccati in opportuni depositi, quindi anche la costruzione di depositi. E infine rilasciare quello che chiamiamo il greenfield, il prato verde, che è l'obiettivo ultimo del nostro lavoro. Quindi vi dicevo, nel mondo, quando parlavamo di rinascimento nucleare che poi si è interrotto, il rinascimento era dovuto al fatto che il parco nucleare in esercizio è ormai arrivato a fine vita. Quindi sicuramente oggi si è verificata l'inversione di tendenza, che il mercato della costruzione nucleare è inferiore al valore del mercato del decommissioning. Quindi a livello di opportunità puramente di business, il mercato del decommissioning che si aprirà nei prossimi anni rappresenta sicuramente per l'industria italiana un'opportunità che va colta. Però anche su questo dobbiamo stare attenti, perché come noi di Sogin per il decommissioning italiano diamo il 90-95% delle commesse ad aziende italiane e diamo il 5-10% ad aziende internazionali che hanno soluzioni tecnologiche avanzate, quindi Areva, Westinghouse o i giapponesi, la stessa cosa fanno all'estero. I francesi, quando smantelleranno le centrali, daranno il 90-95% dei lavori ai francesi, il 5-10% lo danno a tecnologie avanzate per fare decontaminazioni che oggi l'Italia ha sempre comprato dall'estero e quindi non ha sviluppato internamente. Quindi questo è anche il discorso da lanciare con le università, di trovare soluzioni tecnologiche a lavorare in ambienti altamente radioattivi, proprio perché si apre un'opportunità di mercato interessante. Però se il 90-95% è mercato locale e il 5-10% è mercato altamente tecnologico, dove noi ancora non siamo, ma allora Sogin dove va a posizionarsi sull'estero? Quindi noi abbiamo identificato tre prodotti principali che stiamo vendendo all'estero e sono analisi di revisione indipendente dei piani di decommissioning a livello nazionale e a livello di singola azienda che ha più impianti nucleari da smantellare. Ad esempio la Finlandia, che ha tutti impianti nucleari in esercizio, ogni 6 anni deve aggiornare il piano di decommissioning nazionale e verificare che il fondo finanziario di decommissioning sia adeguato a queste esigenze. Questo piano
di ogni 6 anni scade l'anno prossimo, noi ci siamo fatti avanti per fornire una consulenza di alto livello di independent review di questo piano di decommissioning, quindi una nicchia di consulenza strategica di alto livello che serve però per entrare nel mercato. Quindi primo prodotto, independent review di piani di decommissioning a livello nazionale o di singola azienda con più impianti nucleari. Su questo abbiamo sicuramente delle competenze riconosciute, ci vengono riconosciute all'estero e ci stiamo attivando adesso a livello proprio commerciale per proporre questo servizio. Secondo servizio, parlato di difficoltà ingegneristiche di processo, quindi quello che abbiamo fatto da quando siamo arrivati come nuovo CDA di Sogin, abbiamo formalizzato una nuova metodologia che vedete qui di project management, perché il decommissioning no, ha una parte di tecnologia ma è sicuramente un lavoro di processo, quindi abbiamo identificato 9 aree di processo. Banalmente, quando un impianto chiude l'esercizio, deve riconvertire le persone che lavorano da esercizio a smantellatori, quindi una parte dell'ingegneria si può riconvertire, altri profili necessitano di formazione. È chiaro che un'azienda che chiude non sa dove andare, in quale direzione muoversi. Noi sappiamo esattamente, dopo 30 anni di esperienza nello smantellamento, come riconvertire il personale su queste nuove sfide. Ovviamente poi abbiamo sviluppato una serie di metodologie come degli indicatori di avanzamento fisico dello smantellamento, che si basano sull'inventario di radioattività e di volumetrie presenti sul sito. Questa è sicuramente una innovazione che abbiamo sviluppato e introdotto, e quindi vendiamo come secondo prodotto project management per lo smantellamento degli impianti, come ad esempio stiamo facendo in Slovacchia con l'unità di project management coordinata da noi, che coinvolge anche altre aziende internazionali. Terzo prodotto che stiamo avviando con l'ingegneria, e su questo anche si possono avviare collaborazioni con l'università, è migliorare a livello di ingegneria la decommissionabilità degli impianti in costruzione, perché gli impianti che ci ritroviamo noi in Italia non erano stati pensati né progettati per essere smantellati, sono stati costruiti per funzionare. Oggi invece, rappresentando il decommissioning una delle principali sfide del settore nucleare, quando si costruisce ci si pone il problema di facilità di smantellamento. Quindi su questo sicuramente noi abbiamo un'esperienza importante, stiamo però sviluppando con l'ingegneria ovviamente 2 o 3 aree su cui andare a proporre dei miglioramenti. Quindi, ecco, si apre, come leggerete dalla letteratura, il mercato del decommissioning internazionale che si apre è di 200 miliardi nei prossimi 15 anni solo in Europa. Uno rimane abbagliato da questo valore, ma bisogna rimanere con i piedi per terra, identificare delle nicchie in cui andarsi a posizionare, altrimenti si rischia di fare degli investimenti commerciali che poi non vanno a buon fine e disperdono risorse. Però se partiamo anche come sistema paese nel settore del decommissioning in maniera unitaria, noi a livello commerciale, il supporto dell'università e delle altre aziende che sono rimaste nel settore, possiamo sicuramente andare a posizionarci bene in queste nicchie di mercato. Quindi le nicchie, le ripeto, sono project management, sviluppo anche di soluzioni tecnologiche avanzate. Parlavamo con i professori di robot per lavorare in ambienti ostili, quindi altamente radioattivi, come sta succedendo a Fukushima, dove però tutti i robot sono forniti da Areva. Noi nel nostro piccolo, come Sogin, abbiamo una piccola eccellenza nella robottistica, che è questo robot di scarifica del camino di Garigliano, che è un camino ovviamente a forma di cono, e quindi questo robot all'interno ha dovuto scarificare con la complessità di un diametro crescente o decrescente a seconda poi della direzione in cui lo si fa lavorare. Quindi sicuramente un prodotto che inseriremo nella nostra brochure, ma sulla robotica sicuramente si può fare molto di più, visto che è un'esigenza molto sentita a livello internazionale. Ultimo punto, ed è il motivo per cui ritorniamo un po' alle origini e ritorniamo anche normale, abbiamo avviato una peer review della IAEA, quindi l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, su tutto il piano di decommissioning, non di Sogin, ma del paese Italia.
Quindi questo rappresenterà il primo caso a livello internazionale in cui un team di esperti di nucleare e soprattutto di decommissioning a livello internazionale verrà in Italia per certificare il programma che noi abbiamo messo in piedi per uscire definitivamente dal settore nucleare. Quindi, ripeto, non si tratta dell'entusiasmo degli albori ai tempi di Fermi e dei ragazzi di Via Panisperna, non si tratta dell'eccellenza tecnologica, si tratta pur sempre di un essere i primi a entrare in un settore industriale. Quindi abbiamo avviato questa collaborazione con la IAEA tramite ovviamente le rappresentanze istituzionali italiane, quindi l'ambasciata italiana presso la IAEA, e pensiamo di svolgere questa peer review a luglio, di avere i risultati a settembre. Questi risultati saranno presentati durante la General Conference della IAEA con una press conference internazionale. E perché ritorno alle origini? Perché vedete, questo è il corridoio della IAEA, ci sono i busti di tutti i fondatori della radioattività e del nucleare, manca il busto di Enrico Fermi. E quindi mi riallaccio alla mia premessa proprio per dire che organizzeremo un evento a settembre con la scuola normale, col MIUR, Ministero degli Esteri, per portare alla IAEA quello che manca, il pezzo principale, il busto del fondatore dell'energia nucleare, di Enrico Fermi. Questo lo faremo al di là delle ideologie che comunque oggi impattano sul nucleare. Quello che noi faremo è una cerimonia, un evento di ricordo di quello che è stato il genio italiano negli anni 30. Voi avete visto i film, Enrico Fermi lavorava su questi tavoli di marmo, di legno, eppure nonostante la povertà dei mezzi, delle risorse finanziarie dell'Italia dell'epoca, gli è stato conferito il premio Nobel nel 38. E quindi il busto che noi porteremo alla IAEA è veramente, al di là, lo dico, al di là delle ideologie, è un ricordo di quello che è il genio italiano delle origini, di quella che è stata l'eccellenza tecnologica dell'Italia negli anni 60. Grazie, ho finito il mio intervento. Non so se ci sono domande o curiosità sul decommissioning. Non è sicuramente un business entusiasmante, però ecco, ripeto, qui anche per i professori e per gli studenti le sfide ingegneristiche ci sono, soprattutto a livello di processo, a livello di ricerca c'è soprattutto un'opportunità commerciale da cogliere all'estero. Quindi non ci sono domande? Più che una domanda o un commento, il mio nome è Walter Ambrosini, sono presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare. Ringrazio l'ingegner Desiata per questa presentazione sul decommissioning, che certamente viene ad essere un'attività importante per l'Italia e anche uno sbocco, diciamo, per i nostri studenti che studiano nel settore nucleare. Abbiamo visto, diciamo, anche molto volentieri quelle che sono state le magnifiche sorti e progressive del nucleare italiano, che però chiaramente si è scontrato più volte con l'indecisione politica del nostro paese, con diciamo in qualche modo la strumentalizzazione di alcuni incidenti che sono accaduti e che giustamente erano nella probabilità di 1 su 10.000 per reattori per anno, però nel frattempo i 10.000 reattori per anno sono stati superati da gran tempo, per cui era prevedibile che ci fossero anche incidenti di questo genere. Quello che vorrei sottolineare è che il decommissioning in Italia può avere un valore che va al di là del decommissioning stesso, nel mantenimento delle competenze nel settore nucleare, che intanto va avanti nel resto del mondo, perché certamente Cina, India, Russia, ma gli stessi Stati Uniti, ora vedremo con la cura Trump, avete visto recentemente il provvedimento esecutivo che ha firmato proprio sull'energia, con una liberalizzazione a tutto campo, tutto sommato, di tutte le energie, compresa quella nucleare, ahimè anche il carbone e tutto il resto, in qualche modo a dispetto, se volete, anche dei protocolli da Kyoto, di tutti i protocolli da Kyoto in là. Perché è importante mantenere le competenze nel settore nucleare?
Beh, certamente, perché il nucleare è al momento attuale, diciamo a lume di ragione, l'unica fonte di energia che può fare il vero bridging tra il combustibili fossili e le nuove forme di energia, come sono appunto le rinnovabili o forse la fusione in futuro. Quindi al momento attuale non possiamo dimenticare che esistono impianti da fissione, che sono più di 400, che funzionano in giro per il mondo, e non possiamo dimenticare che, per esempio, tra gli scenari che sono previsti nell'Europa stessa per il mantenimento almeno del 20% di energia elettrica per via nucleare, al momento attuale siamo al 25, siamo stati al 30 o qualcosina di più per molti anni, c'è tra questi scenari viene previsto lo smantellamento di 100 impianti e la ricostruzione di altri 100 impianti di qui al 2050. Quindi questo vuol dire che se l'Europa non vuol trovarsi con reti elettriche ingestibili a causa di un flooding dovuto alle rinnovabili, che peraltro, diciamo, non è né certo né in qualche modo diciamo desiderabile, abbiamo avuto recentemente una conferenza proprio qui all'Università di Pisa da parte, tra gli altri, anche di testa dell'Enea, che chiaramente ha parlato in qualche modo delle rinnovabili in Italia come un effetto bomba d'acqua, no? Perché sono state finanziate tantissimo, adesso ci troviamo con delle reti che in qualche modo devono essere stabilizzate da centrali che stanno in stand-by. Quindi diciamo, questo scenario è uno scenario importante, quindi diciamo, questi scenari che abbiamo davanti sono scenari importanti che fanno vedere ancora un ruolo per il nucleare da fissione, perché quello da fusione, sapete, ITER sta venendo costruito ma non produrrà un kilowattora di energia, DEMO è in fase di progettazione, sarà qualcosa che avverrà tra qualche decina d'anni. Al momento attuale dobbiamo tenere alta in qualche modo il livello di education anche in Italia, proprio grazie anche diciamo a questa occasione del decommissioning, perché se non vogliamo trovarci in una situazione, in uno scenario in cui non sapremo veramente come produrre energia elettrica per 10 miliardi di abitanti del nostro pianeta, chiaramente dovremo in qualche modo far riferimento all'unica fonte che al momento attuale è ancora in grado di soppiantare i combustibili fossili, che non per il loro esaurimento, ma semplicemente per esaurimento della capacità di accoglienza della CO2 da parte della nostra atmosfera, e questo è il dato, diciamo, che emerge da moltissimi rapporti dell'IPCC, dovranno essere in qualche modo piano piano abbandonati. Dico piano piano perché ai combustibili fossili dobbiamo tutto lo sviluppo di cui godiamo, almeno nei paesi sviluppati. Quindi in sostanza, benvenuto il decommissioning come, diciamo, una prosecuzione dell'eccellenza italiana nel settore nucleare, anche perché in qualche modo permetterà di mantenere le competenze che abbiamo particolarmente in Italia, ve lo posso dire come passato presidente della European Nuclear Education Network. Effettivamente i nostri corsi di laurea in ingegneria nucleare, la nostra istruzione, non solo non ha nulla da invidiare a ciò che accade all'estero, ma qualche volta qualche cosina da insegnare. Quindi grazie, scusate per l'intervento troppo. No, sono assolutamente d'accordo col professore sul mantenimento delle competenze nucleari in Italia. È una competenza strategica che l'Italia non può perdere, soprattutto per i risvolti che il nucleare ha nell'ambito della medicina, della radioprotezione, del settore industriale. È chiaro che sulle scelte poi energetiche del paese e dell'Europa non è un ruolo che mi compete, quindi su quello non mi esprimo, ma sicuramente le competenze nucleari rappresentano un asset strategico anche all'interno dei confini italiani, per quelle che sono, spesso ci si dimentica, le ricadute nel settore della medicina, nel settore industriale e della radioprotezione, quindi sicuramente d'accordo da questo punto di vista. Poi purtroppo molte di queste competenze che noi formiamo vanno all'estero, perché le opportunità di sviluppo professionale sono più interessanti all'estero che non in Italia, questo è sicuro e vale soprattutto anche nel nucleare. Ingegnere, ha toccato per un attimo il problema del deposito. Ecco, io voglio ritornare su questo, ma il deposito nazionale è una mission della Sogin. Sì. Ecco, ci può dire qualcosa? Lo so che è un argomento scottante, dato che in Italia se si mette un tubo di gas c'è la
la ribellione, la rivoluzione, però è un problema serio. Io ho apprezzato tempo fa la pubblicità che la Sogin ha fatto sulle reti televisive. Ecco, qualcosa di più. Quando verranno fuori questi nomi? Qual è il programma di Sogin per il deposito nazionale? Sì, confermo che nella missione di Sogin c'è anche la costruzione del deposito nazionale. Dove siamo oggi col deposito nazionale? Allora, dalle recenti dichiarazioni del ministro Galletti e del ministro Calenda, Sogin riceverà il nulla osta alla pubblicazione della CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, a valle della procedura di VAS, Valutazione Ambientale Strategica, sul Programma Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. È un po' uno scioglilingua, però adesso lo rimetto in fila. Quindi bisognerà elaborare questo documento, che è un rapporto di programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi, con il rapporto ambientale. È una competenza del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, e del Ministero dell'Ambiente. Una volta pronto e pubblicato, sarà sottoposto a VAS, Valutazione Ambientale Strategica. A valle di questo noi potremo ricevere, non prima, il nulla osta a pubblicare la carta. Quindi la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee è già pronta, aspettiamo ovviamente questi step autorizzativi per poterla pubblicare. Il Deposito Nazionale, lo ricordo anche in questa sede, rappresenta una struttura assolutamente sicura per dei rifiuti radioattivi di bassa e media, quindi non particolarmente pericolosi. Noi invitiamo ovviamente tutti gli stakeholder sul territorio, soprattutto sindaci, indipendentemente che siano in un'area potenzialmente idonea o meno, a venire a visitare i depositi in Francia e Spagna, proprio per rendersi conto con mano di quello che un deposito rappresenta sul territorio e dell'impatto assolutamente limitato dal punto di vista dei rischi. Aggiungo che l'Italia affiancherà al deposito nazionale anche un parco tecnologico, quindi ricadute non solo di investimento in opere civili e meccaniche, ma anche uno sviluppo al tessuto della ricerca su quel territorio, proprio perché il deposito nazionale sarà associato a un parco tecnologico all'avanguardia. Buonasera, sono Rosa Lofrano. È una giovane ricercatrice dell'Università di Pisa, anch'io ingegnere nucleare. Io volevo spostare l'attenzione su un aspetto che le ha toccato, parlando dei tre punti strategici su cui Sogin punta, in particolare sul terzo, che lei ha trattato anche un po' fugacemente, di cui ho preso nota, che sono le possibili sinergie con il mondo accademico, cosa che a noi interessa molto, non solo per la terza missione dell'università al trasferimento tecnologico, ma anche per tutti quelli che sono gli aspetti di ricerca che possono essere connessi con esso. La mia domanda viene da qui: quali sono le eventuali iniziative che Sogin ha intenzione di pianificare, di mettere in tavolo, per poter, mi viene un termine inglese, fare bridging, no, con l'università, cioè una sinergia per sviluppare delle azioni sinergiche, non soltanto volte allo sviluppo, cioè allo sviluppo tecnologico, la ricerca, la formazione dei nuovi studenti che si immatricolano sia nel settore meccanico che nel settore nucleare, perché quando si parla di decommissioning, come ha detto lei, ci sono varie competenze che vengono messe in tavola e sulle quali si punta per poter avere un risultato di greenfield. Grazie. Sì, allora io premetto, anche per chiarezza nei rapporti, che Sogin per suo mandato e missione non può sostenere la ricerca e lo sviluppo in quanto tale, quindi eventuali collaborazioni devono essere finalizzate o a un'accelerazione, a un miglioramento dei processi dello smantellamento in Italia, oppure a contratti esterni che Sogin firma con eventuali clienti. Quindi gli eventuali rapporti, per me l'università è un partner commerciale che mi aiuta nella vendita dei servizi. Quindi io le opportunità che vedo sono nello sviluppo delle metodologie di project management, nel quello che di cui parlavo prima, progetti di ingegneria legati al miglioramento della decommissionabilità degli impianti attualmente in costruzione. Però io ripeto, non ho un budget per ricerca e sviluppo, quindi devo essere sicuro
che quando vado a proporre il prodotto all'eventuale cliente di poterlo vendere prima poi di attivare una filiera, perché sennò poi si cade sempre nell'errore di fare ricerca a 360 gradi senza una finalità operativa. Purtroppo il nostro statuto non ci permette di finanziare ricerca e quindi dobbiamo essere molto attenti a riuscire prima a vendere, ovviamente avendo impacchettato un prodotto, guardo il direttore dell'ingegneria, andrà fatto un minimo di studio preliminare, però senza un riscontro commerciale noi non possiamo procedere con questi accordi. Quindi un approccio da parte mia molto pragmatico. Noi abbiamo delle esigenze a livello, come dicevo, di robotica, ma devono essere finalizzate al miglioramento dei nostri processi, quindi non una ricerca astratta, un po' avulsa da quello che sono i nostri obiettivi, perché abbiamo uno statuto molto vincolante. Però le opportunità ci sono, le vedo. Abbiamo tra l'altro come presidente il professor Ricotti, che tutti conoscete, che quindi conosce molto bene le eccellenze del mondo universitario italiano in questo settore, e quindi stiamo adesso, prima dobbiamo capire come ci vogliamo posizionare sul mercato e poi di conseguenza attivare gli eventuali rapporti di collaborazione. Quindi nei prossimi mesi spero ci saranno dei rapporti più concreti su progetti specifici. Buonasera, mi chiamo Michelangelo Dondi, sono uno studente del primo anno di ingegneria meccanica alla Scuola Sant'Anna, e la mia domanda un po' personale è: per uno studente che deve decidere quale percorso di studi fare, anche la magistrale, poi dopo, quale può essere il motivo per scegliere un percorso di questo tipo, visto che appunto l'Italia ha poche possibilità per un'applicazione di questi studi, che io, non vedendole, reputo poco attrattiva questa scelta, quindi sia per lei ingegnere sia per il professore, presidente, se vuole dire qualcosa. Sì, come dicevo anche all'inizio, io ho fatto la stessa scelta: da ingegneria nucleare sono passato a meccanica e poi sono finito comunque a lavorare nel nucleare. Cioè, io posso soltanto dire una cosa: da amministratore delegato, quando abbiamo adesso scelto i talenti all'interno dell'azienda, quindi non parlo di assunzione, parlo proprio del meglio che abbiamo in azienda, i criteri che ho dato per la scelta dei talenti era laureati in ingegneria, 110 e lode, laurea in massimo 6 anni, conoscenza della lingua inglese almeno C1, e poi, una volta fatta la lista di questi criteri, valutavamo l'eventuale Erasmus oppure attività di volontariato e così via. Quindi la scelta non è tanto... Allora, capisco che l'ingegnere poi quando esce vuole dare un seguito immediato a quello che ha studiato, però poi ci si rende conto, andando avanti nella vita professionale, che al massimo i primi 2-3 anni sono dedicati a questa continuità. Poi si evolve verso altri ruoli più manageriali. Se uno rimane nel tecnico, spesso la carriera rimane limitata. Per evolvere verso ruoli professionali manageriali più avanzati, allora sicuramente io richiedo competenze, un curriculum pulito, che però l'ingegnere abbia fatto anche da noi telecomunicazioni o ingegneria nucleare, io quello non sono andato nemmeno a guardarlo, perché quello che io cerco nel manager, quindi non parlo del tecnico, se lei vuole fare il tecnico come carriera, allora deve scegliere ingegneria, meccanica, robotica, o lavorare nella robotica, farà tutta la vita robotica. Se invece vuole evolvere verso una carriera professionale, semplifico ovviamente, poi ci sono vari percorsi, verso un profilo manageriale, il manager... io oggi lavoro in una società di ingegneria, ma non mi occupo di ingegneria, quindi quello che è richiesto al manager, e perciò ci sono tanti ingegneri in posizioni manageriali, è la capacità di risolvere problemi, di creare modelli della situazione per intervenire, quindi sono quelle capacità di problem solving che si sviluppano con la laurea di ingegneria. Quindi io sono d'accordo con lei, se lei vuole fare una carriera tecnica, allora deve scegliere una laurea
in linea con quelle che sono le sue aspirazioni. Se lei invece punta a una carriera manageriale, io non mi lascerei troppo vincolare da meccanica o telecomunicazioni, sceglierei una cosa che mi piace, la porterei fino in fondo e poi, come dicevo prima, l'ingegnere non ha difficoltà. E ripeto, il ramo di ingegneria, è chiaro, se uno va in telecomunicazioni, vede un curriculum ingegnere delle telecomunicazioni, è preferito, però le scelte che si fanno per i pool di talenti all'interno dell'azienda, per farli crescere ed evolvere verso posizioni manageriali più rotonde, ok, seleziono l'ingegnere, però i criteri che mi interessano sono altri. Quindi io, ecco, il mio rammarico, come dicevo all'inizio, è di non aver proseguito su una cosa che mi interessava, mi sono ritrovato a fare degli esami che a me non piacevano, ingegneria meccanica, alla fine è andato bene ugualmente, cioè non ho un minimo rammarico, non stiamo parlando di... Però ecco, seguite un po' quelli che sono i vostri interessi e passioni, come ingegneri non mi preoccuperei troppo del lavoro. Se poi uno vuole fare un lavoro tecnico in un certo settore perché ha una particolare passione, allora sì, lì diventa vincolante la scelta del percorso universitario. Se posso dire qualcosa su questa domanda, perché mi tocca molto da vicino, intanto invito ad andare a vedere le gallerie dei nostri studenti, diciamo di come si sono collocati, che trovate sul nostro sito del corso di laurea. Trovate un sito che ha un nome un po' catchy, ma insomma anche un po' pacchiano se vogliamo, U-Nuclear, e troverete, ci sono le gallerie di coloro che hanno fatto il nostro corso di laurea nel pre e nel post Fukushima, quindi, e vedrete che la gran parte si sono si sono ben piazzati sia in Italia che all'estero. Troverete, diciamo, persone che poi sono andate nell'industria convenzionale, anche meccanica e così via, chi è stato assunto da Ansaldo Nucleare. Ovviamente stiamo parlando di piccoli numeri, non stiamo parlando di migliaia o centinaia di studenti, ma di piccoli numeri, e moltissimi che sono andati nella ricerca all'estero e anche nell'industria all'estero, Areva o Commissariale Energia Atomic, tanto per citare, e così via. Quindi oggettivamente una delle cose appunto che ha detto l'ingegner Desiata mi trova assolutamente d'accordo, cioè bisogna scegliere da un punto di vista vocazionale, ovviamente con i piedi per terra, tenendo conto di quello che si vorrà fare nel futuro. L'ingegnere nucleare di per sé è una figura altamente internazionalizzata, cioè qualunque sia anche il luogo di lavoro che troverà, il suo scenario è almeno l'Europa, ma sicuramente il mondo. Chiaramente ben venga questa nuova apertura da parte di Sogin e del mercato nazionale per l'ingegneria nucleare, ma l'ingegneria nucleare offre tantissime opportunità nel settore convenzionale e nel settore nucleare in tutto il mondo. Vorrei solo ricordare che l'amministratore delegato di Enel oggi è un ingegnere nucleare. Purtroppo. Lo so, poi Enel ha fatto una scelta di campo. Sono quelli pericolosi. Però per dire, eccoli. Buonasera, ho fatto a suo tempo un percorso quasi inverso. Io mi sono laureato in ingegneria nucleare, dopodiché ho sempre operato nel campo della meccanica. Comunque concordo abbastanza con le posizioni, anche se probabilmente in epoca passata i corsi di laurea in ingegneria industriale erano molto più vicini di quando non siano adesso, dopo la riforma, obiettivamente, dal punto di vista della intercambiabilità delle competenze, perlomeno dal punto di vista strettamente tecnico. Detto questo, una semplice curiosità. Io da tanto tempo non mi occupo più di nucleare in senso stretto. Così, da ricercatore, mi sembrerebbe di capire che il decommissioning sia tutto sommato una interessantissima occasione per andare a vedere un pochettino che cosa è successo in un impianto che ha funzionato per tanti anni. In particolare per mettere a punto, tarare, modelli, interpretazioni e altre cose che non si possono fare normalmente con l'impianto in funzione. Penso soltanto all'effetto delle radiazioni sul materiale, ad esempio. Allora, la curiosità era semplicemente questa. Capisco che non è una cosa di cui si può occupare Sogin, ma in queste operazioni di decommissioning sono previste questo genere di attività di studio? Perché tutto sommato mi sembra un'occasione interessantissima per imparare qualcosa di più.
No, noi abbiamo assolutamente i nostri laboratori di misura. Ovviamente le misure vengono effettuate perché poi bisognerà prendere decisioni di come tagliare, di come stoccare un certo tipo di materiale, però i dati effettivamente sono a disposizione e potrebbero anche essere usati per fare un'analisi un po' più strutturata. Noi, ripeto, le analisi che facciamo, ne facciamo tantissime, però sono finalizzate a ottimizzare le operazioni di smantellamento. Però ciò non toglie che queste analisi possono avere un valore che va al di là del processo, quindi uno può considerare un eventuale... No, assolutamente questo è uno spunto interessante, perché effettivamente noi abbiamo materiali irraggiati dagli anni 50, capire cosa succede dopo 60 anni effettivamente... Certo, questo può migliorare la progettazione anche del... può essere un'ulteriore area da inserire nel, quello che dicevamo, il miglioramento della decommissionabilità e della progettazione di nuovi impianti. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, ringrazio di nuovo l'Associazione dei Normalisti e dei Sant'Annisti e magari ci risentiamo con i colleghi di ingegneria per un approfondimento più tecnico sull'ingegneria. Di nuovo grazie.